Allora continuiamo l'intervista, è venuto con noi dal Valdagno Giacomo Bau. E allora, partita che forse si è messa un po' difficile nei primi due minuti. Mi ha avuto l'impressione che foste arrivati un po' tardi, in ritardo nella preparazione, soprattutto in ritardo nella partita. Sì, nella prima parte di gara ci siamo un po' addormentati, soprattutto i primi 5 minuti. E dopo il mister ci ha dato un po' di carica e abbiamo, credo, fatto meglio nel corso della partita. E dopo, vabbè, cioè noi siamo una squadra molto giovane, sì, e ci aiutiamo a vicenda perché abbiamo, c'è un percorso da fare insieme di crescere. Voi avete vinto crescere. Però il campionato di B l'anno scorso, sì, se non vado errato. Sì, sì, siamo... Ecco, com'è stato il salto dalla B alla 2? Insomma, anche se potevate conoscere più o meno com'era, però avere la responsabilità del gioco penso, sì, che sia molto differente. Sì, sì, la differenza tra la Serie B e la 2 si nota molto, cioè anche noi più piccoli. Ovviamente in Serie B c'era più spazio, chiaramente, perché sono due categorie molto diverse e la 2 è un passo avanti che ci può, cioè, che ci fa permettere di crescere per poi magari esordire un giorno in A1. E... Esatto. Allora, prossimo obiettivo? Il prossimo obiettivo... Vivete partita per partita, sì, o sì, c'è un obiettivo, insomma, un qualcosa, no, che vi siete già prefissato? Beh, allora, l'obiettivo, come ho detto prima, è di crescere partita dopo partita, però noi, cioè, pensiamo ad ogni partita di crescere, di far meglio, di diminuire gli errori che sono stati fatti nella partita precedente e di magari portare a casa un po' di punti. Devo anche dire che nel secondo tempo non solo avete giocato molto più attentamente, come hai detto te, ma anche non avete più commesso falli. Proprio si è visto il cambio proprio di gioco, pensare solo all'azione, a finalizzare, e però non è venuto, è mancato. Sì. Magari succederà nelle prossime partite. Speriamo. Bene, benissimo, posso che augurarvi in bocca al lupo, siete una squadra giovanissima, avete molto tempo, molto spazio, e a risentirci alla prossima occasione. Grazie. Ciao, arrivederci. E buonasera a tutti. Grazie. Voi.